Ecco qui la tabella che potete scaricare andando sul mio blog e dove potete mettere le varie misure corrispondenti appunto ai livelli, alle lunghezze, alle circonferenze. E io mi sono segnata le mie misure, quelle del manichino e di una taglia, diciamo, tra la 42 e la 44, e una taglia abbastanza regolare, e userò queste misure per fare il grafico del corpetto, della base del corpetto. Allora, vediamo, inquadratura così sta bene. Allora, come abbiamo fatto per la gonna, tracciamo un angolo retto. Allora, sulla linea verticale riportiamo queste misure. Lo scollo, che in questo caso è 8 cm, il livello ascellare, che in questo caso è 23, e la lunghezza del livello vita posteriore, che è 44. Quindi qui segniamo punto A, B, C e D, qui scollo, livello ascellare e livello vita posteriore. E ci tracciamo le perpendicolari del punto C e del punto D. Quindi questa riga determina la linea del livello ascellare e questa qui del livello della vita. Adesso dobbiamo praticamente fare, calcolare subito uno scarto che si fa, questo qui è il centro dietro. E questo si fa perché noi comunque sempre per il discorso che non siamo piatti, di schiena abbiamo comunque sia le scapole e verso la fine della schiena siamo un po' incavati, quindi questo scarto praticamente dà garbo al vestito e fa sì che l'abito aderisca perfettamente al corpo, ed è per questo che a meno che non siano abiti fatti con stoffa elasticizzata, è preferibile sempre fare la cucitura sul centro dietro. Allora, questo scarto come si calcola? Si fa un quarto della differenza tra la semicirconferenza torace e la semicirconferenza vita. Quindi la semicirconferenza torace è in questo caso 48 meno 33, 15 diviso 4 fa 3,7, quindi arrotondiamo a 4 e dal punto D misuriamo 4 centimetri e dal punto B tiriamo una linea fino al punto D. In questo modo. E qui abbiamo il punto F.
Adesso andiamo avanti e dobbiamo calcolare il settore spalle giro, che andando avanti poi vi spiegherò che cos'è. Allora, il settore spalle giro si calcola in questa maniera. I 2/3 della semicirconferenza torace meno 2 centimetri. Quindi, in questo caso abbiamo 48 diviso 3, che è 16, per 2, 32, meno 2, 30 centimetri. Questa misura, praticamente, questi 30 centimetri, li dobbiamo far partire dal punto F, perché è il punto in cui la linea del centrodietro si è andata a spostare di conseguenza allo scarto. Questo è, mi sono dimenticata, il punto E. Quindi dal punto F misuriamo 30 centimetri. E questo è il punto G. Adesso, per andare avanti sul settore spalle giro, dobbiamo effettuare un altro calcolo e fare un quarto della semicirconferenza d'orace e in questo modo troviamo la misura che delimita appunto il settore spalle giro. Quindi abbiamo detto che la semicirconferenza torace è sempre 48 diviso 4 è 12. Quindi dal punto G vado verso il centrodietro e misuro 12 centimetri, ricavando il punto H. Tiro due verticali verso le spalle. Praticamente questo rettangolo è lo spazio in cui si andrà a disegnare la linea della scella, cioè che va dalla spalla all'incavo proprio dove si dovrà appoggiare poi l'eventuale manica. Ecco, questo qui si chiama appunto settore spalle giro, dove si costruisce il giro manica e le spalle. E noi lavoriamo come abbiamo fatto per la gonna, e metà parte dietro e metà parte davanti. Adesso dobbiamo delimitare qui la parte e chiudere facendo il settore anteriore, e si calcola in questo modo: dalla misura da H e F più 2 centimetri. Quindi da H e F sono 18, più 2, 20, e li riportiamo dal punto G verso l'esterno e tiriamo una linea e abbiamo così delimitato il settore anteriore. Adesso dobbiamo delimitare il centro del fianco e lo facciamo dividendo a metà questo segmento tra G e H, che in questo caso avevamo detto 12 centimetri. Lo dividiamo a metà
e tiriamo una perpendicolare. E qui mi sono dimenticata di mettere la lettera I e qui mettiamo la lettera L. Quindi questa sarà la linea del fianco, quindi questa è la parte dietro e questa è la parte davanti. Adesso dobbiamo dalla parte davanti individuare la distanza seno. E siccome noi lavoriamo appunto su metà, davanti e metà dietro, avevamo detto che la distanza seno in questo caso, vabbè, non l'avevamo detto, però con queste misure è 18, quindi la metà è 9 e dal punto I segniamo 9 cm. E tiriamo una linea e così troviamo il punto M. Quindi ricapitoliamo, questa parte è la parte posteriore, questa parte è la parte anteriore. Adesso dobbiamo fare gli appiombi, visto che noi lavoriamo metà modello dietro e metà modello davanti, dobbiamo calcolare appunto l'appiombo posteriore e l'appiombo anteriore. L'appiombo praticamente è quello che dà equilibrio al capo, in quanto fa in modo che il vestito poi non tiri né verso la parte anteriore né verso la parte posteriore. Allora, per quanto riguarda e questo diciamo a piombo è determinato dallo scollo. E quindi per fare gli appiombi ci serve adesso la misura dello scollo. E per fare lo scollo scusate, per fare l'appiombo posteriore, allora prima di tutto dal punto A scendiamo verso il basso e segniamo 2 cm e qui abbiamo il punto N. Sulla linea orizzontale invece riportiamo lo scollo, che in questo caso è di misura 8, meno 1 cm, quindi 7. E abbiamo la lettera O, il punto O. Adesso non dobbiamo fare altro che unire N ed O con una linea curva. Quindi ricapitoliamo, appiombo posteriore. E scendiamo di 2 centimetri delimitando il punto N e sulla linea orizzontale abbiamo lo scollo di 8 centimetri, in questo caso meno 1 centimetro, e delineiamo e quindi 7 con la lettera O. E quindi poi abbiamo, vedete, la linea proprio dello scollo, appunto. Praticamente questo è la parte da dove entra la testa, qui lo vedete, metà del dietro, e poi mano a mano che si va avanti si riesce meglio a capire e a leggere il cartamodello. Abbiamo calcolato l'appiombo posteriore, adesso facciamo quello anteriore. Dalla linea del settore anteriore, qui del settore spalle giro, scusate, che è delimitata dalla lettera P, mi sposto verso la parte anteriore e calcolo sempre la misura dello scollo 8, però in questo caso meno 2 centimetri, che è 6. Disegno la misura e determino il punto Q. Quindi appiombo
anteriore è lo scollo di 8 centimetri meno 2 centimetri 6 e delimito la lettera Q. Allora, adesso iniziamo a costruire la spalla. Dal punto B ho tracciato una linea dritta e su questa linea mi vado a riportare la misura della larghezza spalle che è 40 cm, ma la metà, quindi 20. Quindi da B verso l'interno misuro 20. E mi traccio questo piccolo segmento. Poi dal punto D metto la squadra e devo riportare il livello spalle, che in questo caso è di 44 centimetri, e quindi io mi vado a posizionare 44 sulla squadra. Lo faccio ruotare fino a che non incrocio la linea che mi sono ricavata prima dei 20 centimetri. Quindi traccio una linea tratteggiata e mi segno fino al punto in cui si incrocia la linea che ho tracciato prima. Quindi ricapitoliamo, da qui dal punto B riporto metà larghezza spalle, che è 20 cm. Se sforo può anche coincidere o può anche rientrare, dipende dalla conformazione del fisico. Tracciare una linea perpendicolare e su questa linea far ruotare la squadra dal punto D, mi raccomando, non dal punto E, dal punto D, che sarebbe il centro dietro, la misura del livello spalle. Quindi punto la squadra, la faccio ruotare fino a che non mi va a toccare la linea che ho tracciato in precedenza. A questo punto unisco il punto O con il punto R che ho appena trovato. E questa è la spalla posteriore. Allora, piccola spiegazione tecnica. Allora, per fare in modo che la linea della cucitura sia al centro della spalla, cioè qui, bisogna che il livello anteriore sia più basso di 2 centimetri. Quindi, perché questo? Perché noi qui dietro abbiamo la scapola che ci dà un certo volume, che è quello che ci manca sul davanti. Di conseguenza, per fare in modo che la linea della cucitura cadi bene qui al centro della spalla, per costruire la linea della spalla anteriore, dobbiamo abbassare di 2 centimetri sullo schema. Che cosa significa? Che da qui abbiamo costruito appena adesso la spalla posteriore, da qui che è il punto S al punto R, lo misuriamo e aggiungiamo 2 centimetri e andiamo a riportare questa misura, che è in questo caso 5 centimetri. L'andiamo a riportare sul punto P verso il basso, aumentata di 2, cioè 7 centimetri.
e da qui tiriamo una linea. A questo punto dobbiamo misurare la spalla, che in questo caso è 14, e dal punto Q facciamo ruotare la squadra fino alla linea che abbiamo appena tracciato, fino a farla combaciare con 13 centimetri, cioè 1 centimetro in meno della spalla posteriore. Questo poi centimetro, quando si andrà a cucire, nell'imbastitura, si cercherà fare prima una piccola imbastitura e mangiarsi questo centimetro, in modo che poi, quando si cuce con la spalla anteriore, si crea appunto quel volume dato dalla conformazione che abbiamo, che qui, vabbè, qui sembra una gobba, però, e noi comunque dietro non siamo piatti, abbiamo comunque una sporgenza data dalle scapole che sporgono, e qui invece, soprattutto per le donne, abbiamo questo incavo. Questa cosa si fa appunto per dare maggiore vestibilità sul nostro corpo. E quindi adesso abbiamo costruito anche la spalla anteriore. Allora, adesso abbiamo bisogno di due misure fondamentali per questo passaggio, che sono il livello seno e il livello vita anteriore, che determinano proprio la linea del capo. Praticamente sono quelle cuciture che noi a volte vediamo che partono da qui, tagliano il seno e proseguono sul davanti. Questo sempre per il solito discorso che bisogna dare un volume alla stoffa in maniera da poter accogliere appunto le forme che abbiamo. Di solito questa cucitura qui non si vede, perché poi vi farò vedere in che modo si può omettere, diciamo, ma quello ci arriveremo dopo. Per adesso facciamo proprio il tracciato. In questo caso le due misure che ci interessano sono il livello seno, che è 36, e il livello vita anteriore, che è 54. Dobbiamo toglierci però gli 8 centimetri dello scollo. Quindi noi che cosa facciamo? Dal punto Q, che abbiamo delimitato poco fa, lasciamo fuori dalla riga 8 centimetri, e sulla riga qui del distanza seno facciamo scorrere fino a che tocca i 36 centimetri del livello seno. Poi raddrizziamo la squadra e prendiamo l'altra misura, segniamo l'altra misura, che è 54, che è il livello vita anteriore, e vediamo che qui si sfora, si scende di 1 centimetro più o meno. Questo sempre a seconda della conformazione fisica che abbiamo. Può scendere di più, può coincidere. Non importa. Adesso abbassiamo un po' il centro davanti e prima con la squadra e poi diamo un po' di garbo, delimitiamo il punto della vita. E questo è il punto Z, e qui, dove abbiamo segnato il livello seno, è il punto V. Allora, per chiarezza,
lo tratteggiamo. A questo punto disegniamo il giro manica del dietro, quindi andiamo con una riga curva. Sia il giro manica del dietro e sia quella del davanti. Vedete, questo è il giro manica di metà del davanti e questo del dietro. Adesso andiamo a creare lo scarto davanti. Dal punto Q ci spostiamo 4 centimetri e questa è una misura fissa. E dato che ho finito le lettere, lo chiamiamo P minuscolo. Da questo punto, il punto P, qui abbiamo appunto 4 centimetri che abbiamo tolto qui alla spalla, tiriamo una linea dritta fino al punto V che abbiamo segnato in precedenza. Questa misura dal punto P al punto V riportiamo facendo ruotare la squadra in maniera verticale, così la riportiamo sulla linea della distanza seno. Quindi mettiamo la squadra, segniamo il punto, la ruotiamo e segniamo qui. Dove arriva, arriva. E questo punto lo chiamiamo P1. Da P1, il punto appena trovato, dobbiamo rimettere i 4 centimetri che abbiamo tolto alla spalla e quindi segniamo da questo punto fino ad incrociare la linea superiore 4 centimetri e ridiamo i 4 centimetri che abbiamo tolto allo scarto qui. Quindi questi 4 centimetri che abbiamo tolto prima li rimettiamo qui dal punto che abbiamo appena trovato. Il punto che abbiamo appena trovato l'ho chiamato Q1. Da questo punto, dai 4 centimetri dati, mi misuro lo scollo meno un centimetro, che è 7, si esce fuori dal tracciato e lo chiamiamo G1. Tiriamo una linea verso con la squadra verso il punto della vita davanti. Sulla riga appena costruita scendiamo nuovamente di 7 centimetri, che è sempre lo scollo meno un centimetro, e creiamo appunto la scollatura del davanti. Quindi avevamo visto dietro la scollatura del dietro, questa è la scollatura del davanti.
A questo punto dobbiamo calcolare le riprese sia del dietro che del fianco che sulla linea del seno, come abbiamo fatto per la gonna, in modo sempre per farvi capire perché appunto noi non siamo rettangolari, abbiamo appunto questa forma e quindi per far aderire il corpetto bisogna fare appunto delle cuciture qui sui fianchi e sul dietro per far aderire perfettamente l'abito al corpo. Come si calcolano? Allora si prende la misura che va da E fino a questo punto che è il centro davanti e io l'ho chiamato H1 ed è 48 in questo caso, meno la semicirconferenza vita che è 33, 15. Questi 15 centimetri vanno distribuiti. Siccome le riprese sono 5, 2 al fianco, una dietro e 2 davanti. Appunto, si divide per 5 e in questo caso la misura è di 3 centimetri. Allora, come si distribuiscono? Si distribuiscono qui al fianco 3 centimetri da una parte e 3 centimetri dall'altra. E si disegna appunto dando una forma in questo modo. Dal punto E si misurano 6 centimetri. Questa misura non deve andare oltre 10 e non deve essere inferiore ai 6. Si prende 6 come riferimento perché è il primo numero della circonferenza vita che è 66. Questa è una cosa in più, però all'incirca 6 centimetri va bene. Si traccia una linea su questa linea. Si distribuiscono in questo modo 1,5 cm. Da una parte 1,5 cm dall'altra. Da questo punto si scende 2 cm e si tirano le linee. Quindi qui 1,5 da una parte e 1,5 dall'altra. Quando voi avete questa misura, che può essere 3, 4, 2 cm e mezzo, 5 cm, quello che è, la misura che viene fuori, ecco, di 3 cm tutta intera va da una parte e dall'altra nel fianco, divisa a metà nella ripresa nel dietro, nella parte posteriore. E nella parte anteriore si leva 1 cm nella parte sinistra e si aumenta di 1 cm nella parte destra, quindi sulla linea della distanza se ne andiamo a misurare 2,5 verso il centro davanti e 3,5 verso il fianco. Questo perché
la conformazione fisica della donna volge, è fatta proprio, vedete, per seguire la linea del fianco. Se si hanno dei capi con delle righe e dei quadri per far combaciare bene le linee, si può anche non osservare questa regola e quindi fare 3-3 come abbiamo fatto qui. Quindi ricapitoliamo, abbiamo preso la misura tra E e H1. Adesso noi scendiamo qua di mezzo centimetro per dare sempre il garbo. Però prima di fare questo abbiamo misurato da E a H1 meno la semicirconferenza vita diviso 5, che sono gli scarti, 5 perché 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi quello totale si fa al fianco, 3 da una parte e 3 dall'altra. Nel dietro si divide a metà, davanti si fa meno 1 cm verso il davanti, più 1 cm verso il fianco. E siamo arrivati alla fine del corpetto. Allora, questo è lo schema del corpetto finito, base. Da questa base poi si potranno fare tutta una serie di modifiche, si potranno ricavare vestiti, giacche, corpetti, gilet, magliette, tutto quello che volete, anche i costumi da bagno. Adesso vi faccio vedere le linee che si tracciano e che si devono riprendere per fare il cartamodello, e poi in un altro video, come abbiamo fatto per la gonna, vi faccio vedere come si riprende appunto si ricava il cartamodello. Allora, mano a mano che ripasso le linee, vi dico che cosa stiamo ripassando. Allora, da qui c'è la scollatura del dietro, questa è la spalla dietro, questo è il giro manica del dietro, questo è il fianco del dietro posteriore. Questo è il centrodietro, questo è il livello della vita sempre posteriore, qua lo facciamo più fino, questa è la ripresa, no, non mi piace. E questo è l'altro pezzo della vita. Quindi questo è metà pezzo dietro, parte posteriore, cioè questo, spalla, giro, fianco, vita e centro. Quindi metà dietro. Adesso ricalchiamo la parte anteriore, quindi la scollatura, il pezzo della spalla, la ripresa, l'altro pezzettino della spalla, il giro manica e il fianco. La vita, la ripresa, l'altro pezzetto della vita,
il centro davanti. Per il discorso del dritto filo abbiamo e possiamo prendere come riferimento questa riga qui, la tracciamo fino su e questa può determinare, anzi determina il dritto filo, discorso che abbiamo fatto anche per la gonna. Qui possiamo usare come punto di riferimento una riga che sempre se abbiamo, diciamo, la parte davanti aperta, perché questa riga qui non è proprio dritta dritta, per dare un po' di garbo si fa un po' curva, quindi non va bene, quindi possiamo tracciare una linea dritta perpendicolare alla prima linea del centro davanti che abbiamo tracciato prima e determina il dritto filo. Quindi per adesso è tutto. Mi rendo conto che comunque non è semplice perché questo all'inizio può essere un tracciato comunque sia abbastanza impegnativo. Quindi per adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video con lo sviluppo del cartamodello. Ciao ciao!